L'inizio, i tanti volti, le nostre squadre, gli allenatori, la nostra attività regionale, nazionale, internazionale, la maglia azzurra e le nazionali, i titoli italiani, la miriade di podi conquistati, i tornei organizzati, i progetti scuola, gli sponsor, i riconoscimenti dal CONI, provinciale e nazionale, dalla Regione e dalla Federazione Italiana Tennis Tavolo. Ma soprattutto la nostra grande, concreta e continua vocazione. Per i giovani, con i giovani. Dal 1989. Per iniziare a parlare del ventennale è doveroso partire proprio dall'Oratorio Don Bosco, struttura carismatica, voluta fortemente da Don Domenico Pozzi e costruita con il fondamentale aiuto di Alcide De Gasperi ed Enrico Mattei. Un pezzo di storia importante. Bisogna ricordare alle nuove generazioni chi fossero queste persone che tanto hanno fatto per il nostro paese, soprattutto dopo che ultimamente una fantasiosa fiction televisiva ne ha storpiato la storia e gli avvenimenti. Viene un po' di pelle d'oca pensare all'anima di questa struttura utilizzata da generazioni di maggiostrini per il tempo libero e le attività sportive. Quello tra il tennis tavolo Corte Maggiore e l'oratorio Don Bosco è stato un matrimonio riuscito nel quale, senza tanti calcoli, alchimie o convenienze, ma solo con la passione, il volontariato, la voglia di migliorarsi, si è giunti ad essere una probante realtà sportiva e sociale. Essa è riuscita a portare il nome di Corte Maggiore anche al di là dei confini nazionali. Il tennis tavolo è nato al suo interno. L'oratorio lo ha accudito come una creatura, facendolo crescere e radicandosi fino ad avere una sua struttura con la sua indipendenza. Il tutto con il consenso del circolo ANSPI e le benedizioni dei vari parroci succedutisi. Era un periodo di fermento, si voleva animare l'oratorio. Don Giancarlo Biolzi e Don Serafino Coppellotti puntarono parecchio su un gruppo di giovani di allora. Personalmente mi ero inserito nel circolo ANSPI, mi occupavo del settore tempo libero e sport. Ricordo benissimo le tantissime iniziative, le tombole, le gite sulla neve, le feste di Capodanno e Carnevale, ma soprattutto i tornei di calcetto, dove la stragrande maggioranza dei giovani del paese veniva coinvolta. Tra le tante iniziative vi erano anche i classici tornei di ping pong. Tantissimi appassionati e sfide a non finire. Partì tutto da un'idea. Perché non sviluppare il ping pong come sport, vista la marea di ragazzi che affollava la sala giochi? La struttura aveva le caratteristiche giuste. Ne parlai con Don Serafino. Il consiglio del circolo ANSPI accettò la proposta e allora convocammo i ragazzi e i loro genitori per proporre di formare una vera società sportiva di tennis tavolo. Da quella sera, senza che ambissi a nessuna carica, mi ritrovai presidente, senza sapere nemmeno cosa volesse dire. La sala giochi, i primi tavoli omologati, il primo tavolo fu regalato da Giovanni Balestra, l'affiliazione alla FITET tramite il delegato CONI professor Luigi Fogliazza di Bettola, presidente del tennis tavolo Valnure. Tantissimi giovani, i primi corsi di tennis tavolo, la prima squadra, il primo campionato, i primi tornei. La conoscenza del tennis tavolo Parma ci permise di conoscere il tennis tavolo che conta. Dalla sala giochi alla condivisione della palestra, fra mille pregiudizi, fino ad arrivare ad una realtà importante nel panorama pongistico non solo piacentino. Il tutto con un unico motto. Con i giovani, per i giovani. Una vera società sportiva, ma sempre legata alla tradizione iniziale. Passo per passo, mai il passo più lungo della gamba, sempre con la voglia di confrontarsi e di collaborare con tutti e per tutti, con quei valori storici propri dell'oratorio di allora. Sempre lavorando con i giovani e per i giovani, nel corso degli anni si sono raggiunti risultati esaltanti. Le cifre parlano chiaro. Il medagliere dei campionati italiani giovanili e assoluti è di 47 podi fra tricolori, argenti e bronzi. Non si contano i sigilli conquistati nelle varie categorie nell'ambito dei tornei nazionali predeterminati.
Ecco alcuni dati relativi alla passata annata agonistica, risultata alla fine la migliore dei nostri 20 anni. 4 tornei nazionali predeterminati giovanili 2008. Biella, secondo posto di società. Terni, terzo posto di società. Modena, primo posto di società. Terni, quinto posto di società. Campionati italiani finali giovanili a Terni, quinto posto finale di società. Speciale classifica Cini della FITET su tutta l'attività al 13° posto. Quindi, la quinta realtà italiana giovanile è la 13° assoluta su 1300 club circa. Ma non finisce qui. A livello regionale, nell'ultimo decennio, l'Emilia-Romagna è stata terra di conquista per il Cortemaggiore, con una rilevante rappresentanza della massima espressione, la maglia azzurra e la nazionale di un atleta. Un buon gruppo di pongisti di Cortemaggiore ha infatti indossato l'ambita maglia partecipando a Open, campionati europei giovanili e assoluti, e anche un'apparizione a livello europeo e mondiale. Le nazionali stesse, negli ultimi periodi, sono state spesso ospiti delle nostre strutture, senza parlare poi delle massicce presenze e dei nostri pongisti nelle varie rappresentative. Senza dimenticare che Cortemaggiore è anche molto conosciuta per l'organizzazione di manifestazioni nazionali e regionali. Oggi, infatti, il tennis tavolo Cortemaggiore, anche usufruendo del vicinissimo palazzetto dello sport, è una confermata realtà nazionale conosciuta anche oltralpe. Un punto di riferimento radicato sul territorio che collabora con le istituzioni locali, con le varie associazioni maggiostrine, la Proloco, i commercianti, il corpo bandistico, il gruppo Alpini, tutte le altre realtà sportive, ma soprattutto con la scuola e con il CONI. Una realtà che negli anni è riuscita a sconfiggere i giudizi e pregiudizi, ritagliandosi un proprio spazio sulla stampa locale piacentina come Libertà e Cronaca e sulle TV private. Oggi il tennis tavolo a Cortemaggiore non è una quota sociale, ma una proposta forte dove le componenti, ragazzi e genitori e familiari, unitamente agli allenatori e responsabili, miscelandosi al meglio, fanno scaturire un'esperienza umana e sportiva di altissimo livello. Con il tennis tavolo, ognuno trova la sua dimensione e il proprio posto. Spesso amatori e big di altissimo livello vivono fianco a fianco, condividendo le diverse esperienze. Tutti sono importanti allo stesso modo, e scusate se è poco. Il tennis tavolo è voglia di crescere, voglia di migliorarsi e di rimettersi in gioco. Ma tornando alla nostra storia, vogliamo con queste giornate rivivere sinteticamente i momenti e i periodi vitali della società. È doveroso ringraziare persone che sono state vicine al nostro club. I presidenti del CONI Stefano Teragni e Roberto Gentilotti e il presidente della FITET Franco Scianimanico. Come presidente ho ricevuto parecchio da loro. Persone di spessore e affidabili persone di parola che hanno valorizzato il nostro lavoro in base ai meriti conquistati sul campo senza nessuna sorta di raccomandazione. È stato un piacere condividere e lavorare con loro per lo sport piacentino e per la nostra federazione. Un ringraziamento va alle amministrazioni comunali che si sono susseguite negli anni, in particolare l'attuale, per il sostegno dato, ma soprattutto per l'averci donato per il ventennale questo libro. Grazie a tutte le redazioni sportive di Libertà e Cronaca per l'alto senso morale e giornalistico sportivo dimostrato. In particolare, un sentito ringraziamento e un commosso ricordo ad Amedeo Tarantola. Un sentito ringraziamento anche ai componenti del Circolo ANSPI, a tutte le associazioni di Cortemaggiore, agli amici del CEIS, Proloco, al gruppo bandistico, al gruppo degli Alpini, ai commercianti, al comprensorio scolastico di Cortemaggiore. Grazie a voi, sponsor, che avete creduto in noi. Ci avete permesso di crescere, di conquistare esaltanti risultati e di proporre questa splendida disciplina sportiva a tantissimi giovani e ragazzi. Con voi abbiamo costruito un rapporto umano speciale che va ben oltre a cifre e a denari. Un sentito ringraziamento ai cittadini che hanno fatto donazioni individuali alla nostra società. Grazie a tutti, dal presidente Ettore Dernini.